In questo video voglio spiegarti perché è importante presentare il ricorso al fine di ottenere il 100% di invalidità o l'indennità di accompagnamento. Ciao, sono Stefano Di Giacomo e sono un avvocato civilista. In parole semplici, assicuro la miglior tutela a tutti coloro che hanno subito ingiustizie o soprusi. Il mio consiglio è di iscriverti al canale in modo tale da rimanere aggiornato su tutte le mie prossime pubblicazioni. Nei precedenti video abbiamo parlato di come si legge un verbale di invalidità civile, abbiamo parlato dei diritti inespressi e di tutte le possibilità per gli invalidi civili tutelati al 100%, ivi compresa la possibilità di ottenere i ratei arretrati per gli ultimi 5 anni. In questo video voglio però soffermarmi su 3 aspetti fondamentali per i quali dovrai decidere di presentare il ricorso. La prima motivazione è quella di avere una valutazione sanitaria reale e corretta della propria situazione. Purtroppo avrai potuto notare che la commissione medica, nel momento in cui riconosce una percentuale di invalidità civile, molto spesso si limita e ne riconosce una percentuale di invalidità inferiore, se non addirittura alle volte nettamente inferiore. Quello che accade è che nel momento in cui si presenta il ricorso, il giudice del tribunale territorialmente competente nomina un medico che viene definito consulente tecnico d'ufficio che andrà ad effettuare una valutazione reale e corretta applicando una determinata formula per ogni singola patologia, detta formula di Bazar, e a seguito di questa verrà poi riconosciuta un'adeguata percentuale di invalidità. Ovviamente, qualora sussistano i presupposti, si potrebbe ottenere anche l'indennità di accompagnamento. Se vuoi saperne di più su questa formula, ti invito a guardare uno dei video che abbiamo realizzato proprio sull'argomento. Il secondo motivo importante è quello di ottenere i ratei arretrati. Devi sapere infatti che da quando ricevi il verbale di invalidità hai 6 mesi di tempo per presentare il ricorso. E nel momento in cui si presenta il ricorso, l'avvocato deve andare a chiedere, in questo caso, il riconoscimento dell'invalidità del 100% dell'indennità di accompagnamento dalla data della presentazione della domanda amministrativa. In questo modo, infatti, sarà possibile ottenere anche i ratei arretrati. Il terzo motivo fondamentale per i quali è importante presentare il ricorso è che occorre un metodo. Attraverso infatti un metodo conclamato e soprattutto un metodo che ha permesso di aiutare tantissime persone ad ottenere il 100% e l'indennità di accompagnamento, sarà senz'altro più facile e più probabile ottenere ciò che spetta di diritto. Il metodo che ho realizzato è il metodo delle 3A. È dunque una documentazione che rispetta il metodo delle 3A è senz'altro una documentazione che molto probabilmente potrà consentirti di ottenere il 100% di invalidità ed eventualmente anche l'indennità di accompagnamento. Ma se vuoi saperne di più sul metodo che ho realizzato, ti invito a guardare il video che abbiamo realizzato e che si chiama Guida all'indennità di accompagnamento. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo semplicemente di mettere un like e condividerlo con i tuoi contatti.